La terra cruda è un materiale da costruzione ecologico usato sin dall'antichità per le sue eccellenti doti di miglioramento del microclima. È un ottimo isolante termico ed acustico, è facilmente reperibile. Oltre che per fare mattoni o muri in argilla pressata, la terra cruda viene vantaggiosamente usata per gli intonaci interni o esterni sui muri non soggetti a dilavamento. Si mescola con sabbia e fibre vegetali per ottenere un intonaco dalle caratteristiche uniche, perfetto per intonacare muri in terra, in cotto, in pietra o pareti a secco di case a struttura portante in legno. Un intonaco in terra cruda di 30 mm di spessore può assorbire fino al 70% delle trasmissioni di onde ad alta frequenza. A differenza di molti rivestimenti sintetici, hanno la capacità di messa a terra, evitando l'accumulo di cariche elettrostatiche sulla superficie dell'intonaco. Gli intonaci in argilla non sono combustibili e quindi appartengono alla classe A1 di resistenza al fuoco. Altra importante caratteristica della terra cruda è la permeabilità alle onde cosmiche e terrestri. La terra cruda è completamente riciclabile ed è in grado di regolare costantemente l'umidità e la temperatura dell'aria, garantendo ottime condizioni di comfort all'abitazione. L'argilla neutralizza gli odori e contribuisce all'eliminazione di batteri e muffe. Può essere lavorata con le mani perché, a differenza della calce e del cemento, non ha effetti aggressivi sulla pelle dovuti all'alcalinità dei componenti. L'uso di materiali contenenti argilla rinsalda il legame primordiale fra uomo e natura. Per aumentare l'isolamento della muratura abbiamo realizzato un cappotto esterno composto da due materiali, la fibra di legno e dei pannelli di canna palustre. Il tutto poi è stato intonacato con coccio pesto, composto da cotto macinato e calce naturale. Gli impianti di riscaldamento a parete sono composti da una rete di tubicini molto sottili in cui passa dell'acqua a bassa temperatura, su cui poi è stato steso l'intonaco di argilla cruda. L'argilla cruda si sposa magnificamente con l'impianto di riscaldamento a parete perché diffonde il calore in maniera uniforme e regola naturalmente l'umidità degli ambienti. In bioedilizia la regina dei leganti è la calce, che si ricava dalla cottura e dal successivo spegnimento con acqua di minerali calcarei. In bioedilizia si preferisce usare il cemento il meno possibile e solo quando è necessario, ad esempio nelle fondazioni o nelle strutture in cemento armato, perché limita la traspirabilità. Il cemento che si produce oggi contiene molti additivi chimici ed è difficile conoscere con precisione che cosa c'è realmente dentro. Per ottenere malte più resistenti si aggiungono dei minerali come la pozzolana, che permette la presa anche in ambiente umido, ottenendo così la calce idraulica naturale. La calce è permeabile all'aria e permette quindi ai muri e agli intonaci di respirare, funzione questa di primaria importanza per un'abitazione sana. Per costruire questa casa ho tenuto in mente le relazioni che devono intercorrere tra l'essere umano e la natura, il mondo circostante. E questo è il motivo per cui nel tetto abbiamo praticato un'apertura attraverso cui la luce possa entrare nella casa e si possa diffondere al suo interno. Quindi una piramide di vetro sul tetto dove la luce entra e dei quadrati di vetro nei solai intermedi
che creano un canale di luce verticale, un pozzo di luce che oltre a dare un'illuminazione naturale alla casa, creano un collegamento fra le forze della terra e le forze del cosmo. Il legno è stato sicuramente uno dei primi materiali utilizzati dall'uomo nella creazione di semplici ripari prima e di abitazioni vere e proprie poi. Il legno è uno dei materiali preferiti da quanti operano nel campo della bioedilizia, poiché numerose sue caratteristiche ne fanno un materiale pressoché perfetto se usato in modo responsabile. Il legno è rinnovabile, ecologico, sostenibile, salutare perché quando è lasciato libero di respirare, contribuisce in modo determinante alla regolazione del clima interno, assorbendo e rilasciando umidità. Se è presente in un'abitazione in quantità considerevole, si avrà un elevato comfort termico. È importante non ricoprire il legno con vernici chimiche che lo plastificano, ma usare bensì dei trattamenti naturali che lo proteggono e ne esaltano la bellezza. In questo modo il legno rimane un materiale vivo e ne possiamo sperimentare il profumo e l'energia.